Chiederemo alla Regione una definizione chiara ormai di questa vicenda che risente anche dell'esito del referendum. Nel DDL presentato dal governo di riforma costituzionale, il governo avocava a sé le politiche attive del lavoro nell'ambito della modifica appunto anche del titolo quinto. Il referendum non è passato, le competenze resteranno regionali. E a livello regionale abbiamo già registrato anche un'audizione in terza commissione perché c'è un disegno di legge che rivede tutto il mercato del lavoro in Calabria, all'interno del quale i centri dell'impiego sono un'articolazione. Chiediamo alla Regione in questa giornata di sciopero, dove c'è stata piena adesione su tutti i centri dell'impiego per la Calabria, che ci sia la definizione dal punto di vista organizzativo e che ci sia soprattutto la definizione per quanto riguarda i destini del personale, nonché pagamenti arretrati che riguarda anche la struttura di Reggio Calabria, e la definizione, come dire, del personale di Catanzaro all'interno del quale registriamo un'alta percentuale, nonostante il fabbisogno personale, un'alta percentuale di personale che dovrebbe passare da part-time a full-time. Ma le motivazioni ormai le conoscono da parecchio tempo, sia il Presidente sia l'assessore Rocisano, perché abbiamo avuto ben due incontri in prefettura per dirimere alcune diciamo, vertenze che sono di quotidiana diciamo, vita dei lavoratori, come quello del pagamento degli stipendi dei lavoratori a tempo determinato di Reggio Calabria, che sono ben 62 e che da 9 mesi non percepiscono lo stipendio. Poi c'è il problema anche del funzionamento di questi centri per l'impiego, perché le province non riescono a garantire il funzionamento e quindi ci troviamo centri per l'impiego senza fax, senza carta, senza telefono, quindi devono dare risposte ad altra gente che si trova in una situazione svantaggiata e quindi una situazione di caos totale. E poi il 31 scade la convenzione con le province, dove queste in prefettura hanno manifestato serie difficoltà a garantire, diciamo, o così come si sta attuando adesso questa convenzione, il prosieguo della convenzione. Quindi un caos totale. Speriamo che oggi, visto che la Rocisano non ci ha dato fino adesso risposte, perché su nessuno dei 6 punti che abbiamo discusso in prefettura abbiamo avuto risposte, il Presidente ci possa dare delle risposte, ma soprattutto tranquillizzare non solamente i lavoratori dei centri per l'impiego, ma anche chi va a usufruire di questi servizi ai centri per l'impiego. E mi riferisco a molta gente, in Calabria ne abbiamo tanti, che sono in mobilità in cassa integrazione. La sensibilità poco accorta di questa giunta ha dimostrato che in una regione dove invece i centri per l'impiego sarebbero fulcro di occupazione, di volano di tanti disoccupati, noi ci troviamo in questo momento non solo con personale non stabilizzato e non in condizione di poter garantirsi il futuro per mancanza di programmazione, ma con un personale in forma ridotta dove tutti i giorni nei centri per l'impiego c'è un'avvertenza, diciamo cosiddetto, di non poter dare risposte, perché su 100 utenti magari al 40° utente l'impiegato che da solo deve chiudere. È una situazione tragica. Mi auguro che questo referendum possa aver chiarito definitivamente queste competenze sulla legge Delrio e che questi lavoratori, non solo i precari, ma quelli che in effetti provengono dal Ministero dove non si possono andare nemmeno in mobilità, sappiano una volta per sempre dove andranno a cosa fare e cosa andranno a fare.